Ciao ragazzi. È da tanto che non ci si vede, eh? Beh, eccomi a chiedervi scusa, scusatemi davvero, cercherò di portare più episodi del giornale. Scusatemi davvero se sono mancato, scusatemi se il giornale non è stato così frequente e tutto, davvero, perdonatemi. Oggi, in questo episodio, cercherò di darvi delle notizie concrete, degli update concreti. Iniziamo con delle notizie interessanti, tipo che Red Guy, Sommo Panca, Flo, sono diventati veterani, congratulazioni. Poi vediamo, sembra che sempre Sommo Panca sia diventato mod, davvero congratulazioni. Poi, dal nostro reporter Pingu ci arrivano informazioni interessanti, eccole a voi. Pingu, dopo aver parlato con alcuni seguaci del sole, è riuscito ad entrare in buoni rapporti con loro a tal punto da essere venerato? Red ha contraddetto Pingu, definendolo dittatore e varie cose del genere. A quel punto Pingu incomincia un discorso molto approfondito sulla sua religione appena nata, ancora nulla di ufficiale. Grazie Pingu, ora passiamo alle prossime news. Bene ragazzi, la prossima notizia ci arriva direttamente da Tritto Emperor, buon ascolto. Salve ragazzi, io sono Tritto di Emperor, iniziamo, nel server è esplosa un'idea che ha cominciato a amplificarsi sul creare criptovalute NFT, l'idea è nata perché io disegno gli sgabelli a due gambe NFT che in realtà non sono veri e propri NFT, li disegno e poi li pubblico su Instagram, così chiunque li può avere. L'idea di creare vere e proprie criptovalute ha cominciato ad scomparire dopo un po' e secondo me è un bene perché inquinano e fanno danni ambientali, la notizia finisce qui, non c'è altro da dire. Grazie Tritto, passiamo alla prossima news. Spigola. Di recente sul server della sedia c'è stato un evento esclusivo a 24 membri scelti a caso, questo evento si chiamava I Giochi Affamati. È intuibile cosa si intende, vi faccio un riassunto di quello che stava scritto nelle regole e nelle info di questo evento. Citato da Tebruno, ciao a tutti sgabelli. Questa chat è dedicata per i futuri eventi organizzati su Minecraft, solo Java version, per ora, e alla slot mode attiva molto pesante. Metto in chiaro. Questa chat, si riferisce alla chat evento, è fatta solo per scrivere il vostro nick di Minecraft, comprato, e nient'altro. Detto ciò partiamo col primo evento. I primi Angel Games della tavola a due gambe sono qui. Saranno creati ovviamente su un server Minecraft dove massimo 24 giocatori si sfideranno a un Angel Games puro. Niente loto abilità strane, sarete in un mondo di Minecraft generato e ritenuto abbastanza interessante per questo scopo, detto ciò, giusto un paio di regole che varranno per tutti gli eventi. Saltiamo le regole se no è lungo il fatto. Detto ciò ora, per chi vincerà l'evento potrà ottenere il grado di sgabello veterano per un mese, questi eventi verranno organizzati di settimana in settimana, con minigiochi più nuovi o meno, sotto forma di torneo o a match singolo come questo, detto ciò vi lascio la libertà di decidere su come giocare per ogni evento, allearsi, tradire, tutto è valido. A per chi invece ha GL ruolo fisso di sgabello veterano, beh potete giocare comunque LUL, o essenzialmente se volete fare i toxic giocate per impedire che altri possano ottenere il ruolo VMU. Vi terrò aggiornati su tutto, fino ad allora buona progressione sgabelli. Bene, passiamo alla prossima news. Bene, ecco l'ultima notizia, direttamente dal video di Sedia. Ho deciso che per partecipare al prossimo C'è Posta per Sedia dovrete realizzare una presentazione con Google Slide. Bene, fine episodio, grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Questa volta uscirà prima però.